Ciao a tutti ragazzi, in questo video vediamo come utilizzare il nostro Raspberry Pi 3 modello B. Andremo a installare il sistema operativo. Abbiamo una micro SD. Io ho comprato anche questo kit che ha dentro caricabatteria, presa USB, il case con la ventolina e dissipatore. Andiamo sul sito www.raspberrypi.org, clicchiamo su download. E abbiamo due versioni, abbiamo la Raspbian Jessie Lite, che è la versione leggera, e la Raspbian Jessie White Desktop, che è la versione completa con tutti i programmi ed è più pesante, sono quasi 3 giga e mezzo. Andiamo ad aprirlo e vediamo che ci mostrerà il download. Aspettiamo che lo scarichi tutto. Per caricare il programma sulla chiavetta ci servirà questo programma, Win32 Disk Imaginer. Andiamo a scaricarlo sul nostro computer e poi inizieremo a usarlo. Andiamo sulla cartella del download dove abbiamo appena scaricato il nostro sistema operativo. Lo apriamo, lo estraiamo, sempre in download. Spiegherò un attimo ad estrarlo. Una volta estratto abbiamo il nostro file pronto per caricare sulla micro SD. Andiamo ad aprire Win32. Andiamo a selezionare con la cartella dove abbiamo il nostro file. Se abbiamo in download. Selezioniamo R, che è praticamente la nostra chiavetta. Andiamo a vedere le risorse F, scusate, non R. Premiamo su scrivi e chiederà se siamo sicuri di scrivere su questo dispositivo. Clicchiamo di sì e lui inizierà a caricare sulla nostra micro SD il sistema operativo. Siamo quasi arrivati alla fine dell'installazione. Completata, tra poco scrittura completata correttamente, premiamo su ok, andiamo su risorse del PC, proviamo a aprire la nostra micro SD e dentro abbiamo tutti i file che servono per far funzionare il nostro Raspberry. Ne sono dentro un bel po' che magari andremo a vedere, ma a noi sinceramente non ci interessa. Ora prendiamo il nostro Raspberry. Sul retro andiamo a inserire il micro SD con la scritta rivolta verso l'alto. La spingiamo dentro finché sentiamo che si blocca. La giriamo, colleghiamo l'HDMI, si gira la schedina, colleghiamo la spina della tastiera. E la spina del mouse. Ora io nel kit che ho preso ho il cavo
USB con l'interruttore per accenderlo e spegnerlo, ho un caricabatteria. Andiamo a collegare l'alimentazione, il cavo quello con il pulsante, perciò posso attaccarlo che finché non premo il pulsante non si accenderà. Ora sto registrando lo schermo della TV e vediamo l'accensione del Raspberry. Questo è il desktop. Questo è un errore che salta fuori dell'SSH. Praticamente mi dice che non ha cambiato la password, perché io ho già provato con l'SSH. Sotto abbiamo l'icona, abbiamo la barra di start con varie applicazioni background. La barra, se clicchiamo col tasto destro, la possiamo spostare in alto, sinistra, destra o in basso. Io la preferisco in basso come il PC. Sotto abbiamo la barra del Bluetooth, la barra del Wi-Fi, che se ci premo sopra ci mostra tutte le reti Wi-Fi disponibili. Io mi sono già connesso alla mia rete Wi-Fi. Premiamo sull'icona. Sarebbe lo start. Andiamo su Preferenze, Raspberry Configuration. Premiamo su Localization. Purtroppo non tutto è tradotto. Andiamo su Set locale, mettiamo linguaggio italiano, country italiano. Premiamo OK. Premiamo su Set keyboard, mettiamo country Italia e variant Italia. Vediamo sempre OK. Premiamo su Set keyboard. E mettiamo Country Italia e Variant Italia e diamo OK prima sulla casella di sinistra. Ho premuto prima OK sull'altro, ho chiuso tutto, andiamo un attimo a riaprirla. Apriamo Set Wi-Fi Country e andiamo a mettere Country IT Italia. Cerchiamo IT Italia. Ecco, premiamo su OK. Ora premiamo su Performance e vediamo che non possiamo overclockarlo e abbiamo GPU memory a 64. Ora apriamo l'interfaccia e dobbiamo mettere su Enable SSH. Su System possiamo cambiare la password e lost name. Una volta che andremo a mettere su OK, lui ci chiederà se dobbiamo riavviare praticamente il sistema. Lo facciamo riavviare. Ora si sta riavviando, abbiamo sempre fuori il messaggio che ci dice l'SSH, dobbiamo cambiare la password, non l'abbiamo ancora fatto, perché usiamo la password che ci fornisce quando ci danno il sistema. Una volta acceso, andando sulla barra dello start, possiamo sempre spegnerlo normalmente come un computer. Ora se premiamo su start, in programmazione vediamo che abbiamo tutti i programmi utili per far funzionare il Raspberry. Abbiamo Python 2, Python 3, Scratch 2, sono un po' di programmi già preinstallati.
andiamo in ufficio e abbiamo LibreOffice base, abbiamo un po' di programmi, abbiamo la palla di internet. Se premiamo su shutdown, apri l'altra opzione, abbiamo shutdown, reboot e logout. Se premiamo su shutdown, ci spegnerà il computer.